Dopo 110 anni di storia, EICMA conferma ancora la sua apertura a futuro e innovazione. L'edizione numero 81 dell'Esposizione Internazionale delle Due Ruote non solo sta facendo da palcoscenico per tutte le case costruttrici più importanti e l'intera filiera industriale, ma dedica uno spazio esclusivo alle giovani realtà imprenditoriali e alla sicurezza in moto. Grazie alla collaborazione e al supporto dell'ICE, l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, il più importante appuntamento per l'industria del settore, offre ai visitatori, al padiglione 18, l'area denominata Startup e Sicurezza. Al suo interno, imprese, istituzioni, forze dell'ordine, a cui EICMA offre in particolare una vetrina internazionale. Qui è possibile toccare con mano l'innovazione e i prodotti proposti dalle giovani realtà aziendali ospitati e conoscere da vicino l'impegno della forza pubblica e di tutte le realtà istituzionali che concorrono alla promozione della sicurezza su due ruote. Tra le forze dell'ordine sono presenti carabinieri, polizia, guardie di finanza ed esercito, mentre sono 7 le startup selezionate quest'anno. Si va dall'innovativa Talet E, che propone kit di elettrificazione e conversioni di scooter con motore termico, per passare ai sofisticati sistemi di acquisizioni dati per sospensioni di BYB Tech, fino ad arrivare all'app italiana Wilo, con più di 30 funzioni di navigazione, sicurezza, pianificazione, itinerario e manutenzione veicolo. Spazio poi a materiali e componenti innovativi di Carbotech e alle manopole antivibrazioni di ProDump Solution, al lucchetto di Hagan Keyless Bike Lock, gestito e sbloccabile dal telefono tramite app, e all'e-bike Bike & Joe, in grado di leggere le asperità del terreno e dotata anche di sistema anticollisione.